Qui il volume. Bene, buonasera a tutti. Se abbiamo dato il quarto d'ora accademico, possiamo cominciare. E questa sera abbiamo, su sollecitazione di molte persone e anche del gruppo consigliare della Lega Nord, che ha mandato una richiesta di fare un incontro pubblico sui temi dell'ambiente, abbiamo deciso di organizzare appunto questo incontro pubblico. L'altra sollecitazione era pervenuta dall'osservatorio civico, ora siamo noi, ora tocca a noi, che aveva raccolto anche delle firme in proposito. Ci dispiace che noi abbiamo organizzato un incontro pubblico e non un consiglio comunale aperto, perché così credevamo di fare un favore anche a loro, nel senso che un consiglio comunale ha delle regole rigide, una calendarizzazione degli interventi rigida, e invece un incontro pubblico possono prendere la parola tutti senza nessuna limitazione, per cui anche loro non dovevano designare uno a parlare, ma potevano parlare tutti. E anche perché loro dicono il tempo di prendere delle decisioni, ma il Consiglio Comunale aperto o chiuso non ha nessun potere di prendere nessuna decisione su questo tipo di argomenti di cui parleremo e che stiamo per affrontare. Per cui ci dispiace che loro abbiano reagito in questo modo, ma comunque rimane la nostra volontà di collaborare e di portare avanti questi temi, che, rispetto ai quali non è che noi abbiamo cambiato idea, cioè di collaborare con tutti quelli che hanno caro la salute e l'ambiente del nostro territorio. La serata sarà articolata in questo modo. Io farò una breve relazione introduttiva sui principali argomenti di scarica Enel Ecoblock. Poi parlerà l'assessore Beatrice Ferrarini su un altro argomento molto importante, che è lo stato di avanzamento della questione Cispadana. Poi parlerà il vice sindaco Lorenzo Biagi sulle questioni connesse all'ospedale e alla salute, che sono strettamente connesse con la questione dell'ambiente. Poi lasceremo spazio agli interventi, alle domande. Noi adesso, io per esempio, cercherò di essere molto breve anche per non annoiare, ma mi sono portato dietro un po' di carte. Se qualcuno ha delle domande, se sono in grado di rispondere, cercherò di farlo nei limiti di quello che posso, di quello che so. E c'è un po' un equivoco rispetto alle cose che dicevo prima. Quando noi, fino a circa un anno fa, poco più, non è la prima volta che facciamo un incontro sui temi dell'ambiente. Tutti gli altri incontri che abbiamo fatto sui temi dell'ambiente li abbiamo fatti insieme ad un vasto gruppo di persone eterogenee, in diverse occasioni, in manifestazioni di tipo pubblico. Abbiamo fatte, vedo che questa sera è presente in sala Stefano Lugli, sono presenti degli esponenti del Movimento 5 Stelle, ma io ricordo, per dire, una manifestazione nei giardini pubblici, dove tra gli oratori c'erano, accanto a me, accanto a noi, Stefano Lugli, l'onorevole Ferraresi del Movimento 5 Stelle, e rispetto a quel tipo di impostazione, a quel tipo di convinzioni, a quel tipo di battaglie politiche, noi non abbiamo cambiato idea.
Non riesco a capire perché l'hanno cambiata gli altri, cioè, oppure hanno cambiato l'atteggiamento nei nostri confronti, che francamente non ne vedo il motivo, nel senso che la tutela dell'ambiente, la tutela della qualità della vita rimane all'ordine del giorno, rimane uno dei nostri obiettivi principali. La nostra porta è sempre aperta rispetto a questi argomenti, al di là di tutte le contrapposizioni politiche. Noi abbiamo sempre cercato la collaborazione di tutti quelli che vogliono collaborare, senza alcun vincolo. Credo che la prova provata di questo atteggiamento sia il fatto che noi avevamo offerto la presidenza della Commissione Territorio e Ambiente a Stefano Lugli oppure a Pavani, a esponenti della minoranza che con noi avevano condiviso questo tipo di battaglie. Loro hanno ritenuto, per ragioni che io non voglio neanche discutere, che possono essere anche ottime ragioni, di non dover accettare, ma questo non cambia la nostra impostazione, che è quella di ricercare la collaborazione con tutti quelli che sono disponibili a collaborare, non a collaborare con la nostra giunta, ma a collaborare con i cittadini finalesi per la salvaguardia del nostro territorio, nei limiti di quello che noi possiamo fare. Perché c'è un discorso di carattere generale che deve essere premesso. Noi viviamo in un territorio che non è che c'ha i confini del comune, non è che c'è un muro e quello che succede di là, di qua non si sente e viceversa. E quindi viviamo in un territorio che si chiama Pianura Padana e io ho sentito, come hanno sentito tutti quelli che erano presenti all'incontro che fu organizzato un paio di mesi fa a Massa Finalese dall'Osservatorio Civico, c'era un esponente di un comitato di Galliera, il quale diceva che le analisi fatte a Galliera, che è un paese di campagna, sono uguali identiche a quelle fatte sull'anello che gira intorno al centro di Bologna, dove girano 100.000 macchine all'ora e ci sono 100 semafori. Questo per dire che l'aria si sposta e purtroppo noi viviamo sotto una cappa e la circolazione dell'aria non è facilitata dal tipo di pressione che c'è qui e dal tipo di vita che c'è qui. Questo non ci esime, non è che questa deve essere una giustificazione per alzare le braccia al cielo e arrendersi. Non ci esime da fare tutto quello che possiamo fare, non ci esime da fare tutti i controlli necessari, ma anche qui noi non abbiamo il potere di cambiare le leggi nazionali. Le leggi nazionali hanno delle determinate prescrizioni e quando uno è in regola con quelle, è in regola. Non è che noi gli possiamo, non abbiamo a nostra disposizione Tex Willer con i Ranger del Texas, cioè che vanno là, gli danno due pugni e sparano e poi gli dico adesso fai così. Cioè, ci siamo in uno stato di diritto e si devono rispettare le leggi e i diritti di tutti. Quindi. E vorrei dire, ma molto rapidamente, perché poi sono cose in parte già note, per quello che riguarda la questione della discarica, che era una delle battaglie comuni che sono state fatte, i cittadini probabilmente sanno che il nostro Consiglio Comunale ha approvato quasi all'unanimità una mozione che dice di non fare la discarica nel nostro territorio comunale. Io l'ho detto in Consiglio Comunale, lo ripeto qui questa sera, era un impegno preciso che noi ci eravamo presi di fronte agli elettori, siamo andati alla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale a consegnare questa mozione, abbiamo ribadito questa nostra intenzione, ma ho detto in Consiglio Comunale, suscitando una certa sorpresa, ma che è la pura verità, che non è detto che questo pronunciamento unanime sia sufficiente. Non è detto.
Noi naturalmente continueremo nel nostro impegno, nella nostra battaglia, ma potrebbe anche succedere che poteri superiori al nostro ci impongano quello che noi non vorremmo. Questo l'abbiamo detto prima, lo diciamo adesso, siamo costretti a dirlo perché non è detto, è una questione sospesa, ma il nostro impegno che noi abbiamo preso in campagna elettorale, che abbiamo cercato di mantenere anche dopo, è quello che il portone del nostro municipio è di vetro. Quello che succede, è come questa sera, quello che succede qua dentro si vede da fuori. Noi non abbiamo segreti nei confronti di nessuno, tantomeno dei nostri concittadini. Noi vi terremo informati minuto per minuto quello che succederà. La questione Enel Green Power. Voi sapete, ci sono stati ci fu quell'incendio molto grave l'estate scorsa. Da quel momento lì noi, e anche in questo caso, eravamo tutti contro questo insediamento al posto dell'ex zuccherificio. È stato un insediamento nel quale, volendo, se qualcuno interesserà, potremo approfondire nella seconda parte della serata, ma è stato un insediamento alla base del quale c'è una truffa ideologica, nel senso che è stato consentito attraverso la cosiddetta filiera agricola, che è un colossale inganno in questo caso, perché è una filiera più inventata che reale. Noi eravamo contrari, ma quell'intervento è stato autorizzato prima di noi e noi non abbiamo il potere, e non è stato autorizzato, diciamo, la parte che ha fatto il comune è una parte modestissima, ma le vere autorizzazioni vengono dalla provincia, tutta la valutazione di impatto ambientale è dell'ex provincia, quindi sono stati autorizzati, noi ci dobbiamo convivere. Ci dobbiamo convivere come? Noi cerchiamo di fare un'azione di pressione. Li abbiamo convocati diverse volte in municipio, abbiamo mandato loro delle mail, cerchiamo di ottenere prima di tutto che gli enti preposti facciano una valutazione e una continua e costante, delle analisi continue e costanti, così come peraltro prevede la legge. E abbiamo ottenuto da loro hanno detto che sono disponibili, di fare degli esami e delle analisi nel territorio circostante, non solo nelle immediate vicinanze del loro stabilimento produttivo, ma a massa e finale, per monitorare costantemente la qualità dell'ambiente del nostro territorio comunale nel suo complesso. Perché comunque quando c'è un deterioramento della situazione ambientale non è che è solo lì attorno. Analisi che abbiamo ottenuto che pagano loro, così come abbiamo ottenuto chiedendo che loro paghino la strada che va dalla statale fino allo zuccherificio, che adesso sarà rifatta a spese loro. Cerchiamo di vigilare nella maniera più assidua possibile. Abbiamo portato la commissione terza dentro a visitare lo stabilimento, a vedere tutto il ciclo produttivo, in modo che i nostri consiglieri comunali si potessero rendere conto di persona come è fatta questa centrale, come funziona, eccetera, eccetera, eccetera. Certamente non possiamo dire che sia di per sé una cosa pericolosissima, ma comunque dove ci sono dei fenomeni di combustione non c'è mai un ambiente salutare, cioè questo è un fatto proprio assoluto. La questione infine dell'ecoblock, che non è che sia la più importante, ma è quella che fa più impressione anche da un punto di vista del semplice impatto visivo. Anche in questo caso ci sono verificati degli incidenti, in questo caso addirittura si è verificato per lunghi periodi la dispersione in aria non di polveri sottili, ma di polveri grossolane. Voi tutti, chiunque ha visto che il ristorante, le abitazioni vicine erano sempre piene di segatura, perché questo è un impianto nuovo dove macinano del legno e dalle canne di queste caldaie esce della segatura, che poi si disperde. C'era il bar che è lì di fronte,
l'ex Nuova Luce, che aveva sempre i tavolini pieni di un dito di segatura, perché la gira nell'aria, poi cade per ricaduta, quella cosa che vende le automobili, uguale, tutti i cofani delle macchine pieni di segatura. Cioè, noi gli abbiamo detto, col proprietario, l'abbiamo convocato in comune, gli abbiamo detto che questa cosa è... Lui ha detto, ma questo non inquina. Gli ho detto, questo non inquina, non lo so, ma questo è sotto il minimo. Cioè, non è accettabile, se lei avesse di fianco a casa sua uno che le butta della segatura dentro la finestra, cioè, non so, deve trovare degli accorgimenti, così come tutto il ciclo produttivo è sotto costante monitoraggio. Io ho qui una tonnellata di, il riassunto di una tonnellata di analisi che sono state fatte, che vengono costantemente fatte, dall'ARPAE, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Emilia-Romagna, quindi è come dire il dottore dell'ospedale, dall'USL, che vengono fatte con periodicità e regolarità e senza preavviso. Non è che gli dicono domani veniamo a fare le analisi. Loro quando decidono vanno e le fanno, e per cui prendono quello che c'è. E tutta questa serie di analisi, i valori che hanno riscontrato sono tutti al di sotto del massimo, al di sotto, insomma, della norma. Loro però, il dottor Rompianesi, da noi interrogato, che anzi insieme al sindaco l'abbiamo convocato per concertare un'azione comune, perché molte volte questi organi separati della pubblica amministrazione non lavorano, diciamo così, in tandem, abbiamo convocato, abbiamo cortesemente chiesto se erano disponibili a fare un incontro in comune, l'ARPA con l'USL, con l'ASL, e sono venuti, e insieme abbiamo concordato una serie di azioni di controllo e di ispezione che verranno fatte nei prossimi mesi. Abbiamo concordato anche di fare delle analisi sulle famose aldeidi, che sono quelle, quel grido di allarme che aveva lanciato proprio l'Osservatorio Civico, dicendo che le aldeidi che escono da questi stabilimenti sono un tipo di gas non solo tossico ma anche cancerogeno. Ora il dottor Rompianesi ci ha spiegato che è un agente cancerogeno di tipo B, che sarebbe a dire non che provoca direttamente il cancro ma che può favorire altri agenti che provocano il cancro. Tuttavia, se c'è, è una cosa molto da vigilare con attenzione. Il dottor Rompianesi, a nostra specifica domanda circa gli esami fatti con i lenzuoli, ci ha detto che gli esami fatti con i lenzuoli hanno valore scientifico uguale a zero. Cioè, ha detto che gli esami si fanno diversamente e che è una cosa che ha valore così puramente indicativo, che non ha nessun posto al mondo, sono validi gli esami fatti con dei lenzuoli. E quindi lui ha detto che adesso faranno una campagna di analisi fatte con i crismi scientifici, anche qui senza nessun tipo di preavviso, per vedere, per valutare, per conoscere e per prendere i provvedimenti. Nonostante che gli esami fatti all'interno dell'ecoblock fossero in regola, cioè dentro i limiti massimi, loro hanno imposto, loro, perché il Comune non ha potere in questo caso né di sanzionare né di imporre. Perché chi ha lasciato l'autorizzazione non siamo noi, è la provincia. E l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, noi non abbiamo il potere di revocarla, no. Cioè, perché si dice dovete prendere le decisioni, che decisioni dobbiamo prendere? Noi più che fare un'azione di controllo a tutela della salute dei cittadini e di far capire a questi imprenditori che loro hanno diritto di fare le loro cose, ma che loro sono controllati e che abbiamo noi il diritto di tutelare la salute dei nostri cittadini, la salute sia di chi ci lavora dentro che di quelli che sono fuori. Perché ovviamente se uno lavora a contatto con questo tipo di agenti pericolosi, il primo che ne risente sono proprio i dipendenti di questa ditta.
e la situazione è sotto controllo, viene monitorata continuamente. Ripeto, qui c'è tutta una storia qua che ha preparato, mi sono fatto preparare dal nostro ufficio ambiente una specie di diario giorno per giorno, che di tutte le cose che sono state fatte, di tutte le prescrizioni imposte, che vedete, questo ogni puntino è quello che è stato fatto un giorno. E quindi non è che uno magari passa in macchina, non vede niente, sembra che questi possano fare tutto quello che vogliono. Non è così. Cioè, gli enti preposti al controllo, che sono l'Agenzia Regionale della Protezione Ambientale e l'ASL, sono continuamente al lavoro, perché si rendono conto delle preoccupazioni della popolazione e noi gli stiamo sempre addosso, anche noi sollecitiamo continuamente, abbiamo le persone che abitano lì vicino che ci riferiscono alla prima irregolarità, noi chiamiamo quelle dell'ARPA, chiamiamo quelle dell'OSL, facciamo un controllo continuo e costante. Cerchiamo di fare tutto quello che è nel nostro potere fare, senza nessun tipo di risparmio né di tempo né di energie né di volontà. Dico queste cose perché a leggere quello che scrivono, non in questo caso non tanto le opposizioni del Consiglio Comunale, per cui delle volte può succedere che le opposizioni, anche nel fatto della dialettica politica, ma anche quelli che erano gli ex amici dell'osservatorio, cioè si può avere l'impressione come che quando eravamo l'opposizione avevamo un'idea, adesso che siamo diventati noi la maggioranza abbiamo cambiato idea. Non è assolutamente così. Cioè, le nostre idee sono rimaste quelle del giorno prima. Noi non abbiamo la fortuna che la nostra amministrazione non subisce condizionamenti politici esterni, perché non siamo legati a nessuna struttura di potere e, come posso dire, l'Enel Green Power, che è una potenza nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, è in grado di esercitare dei condizionamenti politici su un certo tipo di parte politica. Nei nostri confronti no. Cioè, ma non perché noi siamo di un altro colore politico, semplicemente perché siamo di un colore politico che nella nostra regione, nel nostro territorio è così debole che non ha una rete di potere, non ha strutture, non c'è nessuno in grado di condizionarci. Non abbiamo interessi da proteggere, interessi da tutelare, se non quelli dei nostri concittadini. Cioè, non so se mi sono spiegato, se devo dire delle altre cose, se c'è. Io ci tengo che sia chiaro questo messaggio. Noi magari saremo in grado di fare poco, perché il nostro potere è limitato, ma, come posso dire, ce la mettiamo tutta e facciamo tutto il meglio che noi possiamo fare. Alleluia. Questo è quello che noi garantiamo a tutti. Cioè, dopo non è che siamo passati sul libro paga dell'Enel, o noi siamo sempre sul libro paga che eravamo prima, cioè non è cambiato assolutamente niente. Bene, adesso io ho finito questa mia breve introduzione, ripeto, se dopo ci saranno domande, qualcuno vuole approfondire, siamo qua per questo. E con l'unica cosa che devo dire è che, siccome questa serata, come è stato richiesto, tutto quello che viene detto sarà registrato, quelli che vengono a fare delle domande dovrebbero venire a questo microfono qua, il primo qui che c'è qui nell'angolo alla mia sinistra. Adesso do la parola all'assessore Beatrice Ferrarini, che ci aggiornerà sulla questione della Cispadana. Buonasera a tutti, io cercherò di essere breve perché è solo un aggiornamento. La questione Cispadana la conoscete tutti, ultimamente è stato fatto un aggiornamento al progetto iniziale.
che è stato depositato. Durante il periodo di depositazione noi abbiamo fatto delle osservazioni. Le osservazioni che sono state accolte erano quattro fondamentalmente. C'era la nostra, c'era AIPO, c'era Consorzio Bonifica Burana e l'altra osservazione era... Sì, adesso non lo trovo. Dove cavolo? Sì, era sinistra... Era... Era sinistra civica comunque, Stefano Lugli. Loro hanno valutato questa modifica che si chiama ANSA Panaro alternativa tracciato C2C e sovrappasso strada maestra grande, e la Regione Emilia-Romagna ha valutato queste varianti positivamente. Quindi loro hanno rigettato le nostre osservazioni, hanno valutato positivamente, si ribadisce quello che hanno espresso nel parere Autostrada Cispadana del 2014, hanno solo aggiunto delle prescrizioni anche date in base alle nostre opposizioni. Qui poi il fascicolo è veramente molto cospicuo, però vi cito i punti che più interessano il territorio di Finale. Allora, in base alle nostre opposizioni, la prima, noi ci opponevamo alla variante denominata variante ANSA del Panaro C2C, ritenendo opportuno il ritorno alla strada a scorrimento veloce, preferibile per il minore impatto ambientale, il minor costo e il maggior servizio alle imprese locali. La Regione Emilia-Romagna ci risponde che non è pertinente, quindi non è stata accolta. In un secondo punto, noi ritenevamo inadeguate le strade di cantiere a supportare il traffico dei mezzi pesanti già notevolmente stressante da traffico veicolare pesante. La Regione Emilia-Romagna ce l'ha parzialmente accolta in una delle sue prescrizioni, quindi va a obbligare chi poi realizzerà il progetto a realizzare strade consone per quella che riguarda tutta la fase di cantiere, quindi non andrà a appesantire già la nostra rete stradale. In un altro punto ritenevamo inaccettabile che vengano stimati gli effetti sulle strutture di un sisma di magnitudo e durata massima come quelle registrate nel 2012. Quindi volevamo che la Regione valutasse un terremoto, sperando che non accada mai più, ma che valutasse un terremoto di magnitudo e anche lunghezza maggiore. La Regione Emilia-Romagna dice che non è pertinente, quindi non farà valutazioni su terremoti differenti da quello che abbiamo già subito. In un altro punto noi ci opponiamo alla variante, alla luce delle problematiche idrogeologiche, poiché l'infrastruttura attraversa un'area ad elevata criticità idraulica e si pone come barriera fisica a defluire le acque. La Regione Emilia-Romagna parzialmente accoglie questa nostra osservazione in una delle sue prescrizioni. Poi noi ci opponevamo sempre alla variante, poiché il tracciato C2C attraversa un territorio agricolo con coltivazioni d'eccellenza e l'infrastruttura aggraverebbe la crisi economica in atto, pregiudicando qualsiasi possibilità di coltura agricola. Anche qui la Regione Emilia-Romagna non accoglie questa osservazione perché ha già inserito essa stessa una prescrizione, dove intima comunque l'ente che andrà a realizzare l'opera di utilizzare il minor suolo agricolo possibile, con tutti degli accorgimenti che non vi sto a leggere perché sennò vi dovrei leggere tutta la valutazione di impatto ambientale. Nell'ultima nostra opposizione noi chiediamo che l'infrastruttura venga accantonata come autostrada, poiché comporta un traffico di 50.000 veicoli giorno, producendo elevatissime quantità di emissioni inquinanti destinate a ristagnare nella pianura padana, già ai vertici mondiali tra le aree più inquinate del pianeta. Qui la Regione ha parzialmente accolto la nostra osservazione, andando a regolare la velocità del traffico e andando a aumentare la compensazione ambientale che si dovrà fare attorno a questa opera.
Quindi aumentando le aree verdi, le aree boschive e tutto quello che può andare a fare compensazione ambientale. Quindi questo è brevemente quello che la Regione pensa riguardo a questa infrastruttura. Per qualsiasi però domanda, come diceva prima l'assessore Borgatti, dopo possiamo ampliare il discorso, io ho qua la valutazione, possiamo guardare qualsiasi punto voi vogliate. Grazie. Grazie Beatrice, e volevo dire, ho visto che là fuori c'è della gente che se vogliono star fuori perché fumano non c'è problema, ma qui davanti ci sono 20 sedie vuote che abbiamo messo apposta, se lì dietro c'era pieno, se qualcuno vuole venire a sedere qui davanti ci sono dei posti liberi. Ecco. Ecco, adesso do la parola al vice sindaco Lorenzo Biagi per una questione che riguarda il collegamento tra la situazione ambientale e la nostra struttura ospedaliera, nel senso che avere, come ha detto Beatrice, noi siamo nella regione più inquinata del mondo, noi Hong Kong, la pianura padana purtroppo è messa così, e c'è questo discorso, adesso io vedo tra il pubblico alcuni volontari dell'AMO, e i dati che ufficiali dell'AMO, che pure non sono dati omnicomprensivi ma sono dati significativi, nell'anno 2016 l'AMO ha fatto 1200 viaggi da Finale a Modena per le cure di malattie oncologiche, cioè vuol dire che è un dato molto significativo per la sola città di Finale Emilia. Cioè, vuol dire che siamo in un territorio a rischio e quindi avere una struttura sanitaria efficiente che possa fare delle diagnosi in tempo è comunque una questione indispensabile per la nostra popolazione. Vi do la parola a Lorenzo. Grazie e buonasera a tutti. Ma a me tocca il delicato compito di affrontare il tema della nostra struttura, che chiamare ospedale purtroppo non è più opportuno, perché di ospedale più non si tratta, né ora né quando verrà completamente ristrutturato e ricostruito. Il compito è delicato perché io devo cercare di separare quello che è il mio pensiero da cittadino, per quello che ho sempre detto e combattuto negli ultimi, direi, almeno 10 anni, e il ruolo istituzionale che ricopro, che effettivamente non è facile conciliare. Non è facile conciliare perché da cittadino, ma anche da amministratore, ritengo che la nascente Casa della Salute non sia assolutamente la risposta ai bisogni di Finale. Questo l'ho sempre detto, l'ho sempre ripetuto e lo ribadisco tutt'oggi. E d'altro lato devo però accettare quello che l'azienda offre, accettarla però, attenzione, con come dirò poi fra poco, accettarla con delle prescrizioni come minimo e delle richieste che non faccio io come vice sindaco o come cittadino, ma che hanno fatto i cittadini negli anni passati, soprattutto in fase di redazione del PAL. Cercherò quindi di dividere l'intervento, diciamo, cercando di essere breve, in due tronconi principali. Il primo, che riguarda il recente passato, cioè ciò che ha portato al declassamento della nostra struttura. Avevo intenzione di parlare non solo del recente passato ma anche del passato remoto, ma vorrei evitare, perché tutti conosciamo la storia che ha portato il nostro ospedale praticamente alla morte, e sarebbe fare della dietrologia inutile, perché nessuno pretende di voler avere ancora reparti di tipo specialistico a Finale come accadeva 30 anni fa. E parte del mio intervento, l'ultima parte, la dedicherò a spiegare
quello che è il futuro della Casa della Salute, i servizi che ad oggi sappiamo verranno ospitati. Per quanto riguarda la prima parte del mio intervento, io oggi mi sono un po' messo a cercare, e devo dire che li ho trovati con facilità, perché a caso ho proprio un fascicolo dedicato alle battaglie che io stesso ho portato avanti sull'ospedale e che ho tirato fuori stasera per raccontarvele, citando articoli di giornale, non solo insomma, che io stesso scrissi all'epoca, ma che gli stessi direttori generali del distretto dell'epoca scrissero e dissero. E riguardando, devo dire che effettivamente sia io che alcuni professionisti finalesi ci hanno visto abbastanza lungo, hanno previsto quello che sarebbe stata la fine del nostro ospedale. Eravamo nel 2011, quando c'erano articoli della Gazzetta di Modena che intitolavano, giovedì 11 luglio 2011, intitolavano "Finale, l'ospedale chiuderà nel 2013. E non solo miei interventi, che non cito perché non meritano di essere citati, ma interventi dell'allora direttore generale dell'USL di Modena, il dottor Giuseppe Caroli, che decretava che l'ospedale sarebbe morto. Lui stesso con le sue parole diceva che la struttura di Finale chiuderà, cito il virgolettato, o meglio l'edificio sarà completamente ristrutturando diventando la casa di parecchi servizi ambulatoriali, ma i servizi medici lungo degenze e dei hospital non ci saranno più. Lui stesso proseguiva dicendo i malati che necessitano di cure mediche non saranno più ospitati a Finale Emilia, ma dovranno rivolgersi altrove. Il reparto di lungo degenza sarà trasformato in lunga assistenza che prevede 20 letti a gestione infermieristica e senza medici, a responsabilità dei medici di base. Anche l'attuale nel 2011, dei surgery non esisterà più, venendo sostituita da una dei surgery ambulatoriale, quindi senza più possibilità di ricovero giornaliero dei pazienti operati. Questo era quello che diceva il dottor Caroli. La battaglia che noi abbiamo portato avanti non è stata una battaglia politica, ma è stata una battaglia, devo dire, anche trasversale. Nel 2011 uno dei candidati sindaci di fazione opposta, diciamo, alla nostra, che è il dottor Malak, scriveva due mesi dopo le elezioni che lungo assistenza non è sinonimo di lungo degenza. La chirurgia ambulatoriale è sempre esistita e non è sinonimo di dei surgery. Cioè tutto quello che poi Sabatini, non so se vi ricordate, in incontri pubblici al teatro sociale di Finale Emilia, prima del terremoto, cercava di farci bere, che cambiando il nome in realtà non cambiava la sostanza. No, la sostanza cambiava, e come? Non lo dice il sottoscritto, che magari di sanità ne sa poco, dicono medici, l'hanno detto gli stessi direttori generali, quando invece la politica diceva il contrario. E lo stesso dottor Mala che diceva che al cambio del nome corrisponde cambio di tipologia di interventi, nomenclature da sempre codificate. Il dottor Lenzotti, 22 luglio del 2011, che era l'allora direttore dei presidi ospedalieri, diceva che per i casi più critici si farà riferimento a strutture con una competenza clinica maggiore. Diceva anche che, come ho citato prima, ci saranno 20 letti non ospedalieri che andranno riempiti in base alle decisioni dei medici di base. I pazienti verranno seguiti da personale infermieristico. Poi c'è una dichiarazione dell'allora sindaco, e questa la cito, sindaco Ferioli, per far capire quanto anche la politica locale sia stata presa in giro. Perché la politica locale, non so se qualcuno ha avuto modo di leggere il mio intervento su Piazza Verdi, può fare poco se non cercare di convincere la popolazione ad ottenere quei diritti che la città merita e che la nostra struttura medica merita. Lo stesso Ferioli è stato raggirato, perché lo stesso Ferioli nel 2011 cosa scriveva? Significa, sempre virgolettato,
che possiamo mantenere a finale le attività chirurgiche e anche tutti i 30 letti riservati alla lungodegenza e ai malati cronici. Questo raccontavano alla politica locale i dirigenti dell'USL e la politica provinciale e regionale, che è quella veramente che sul tema contava. Faccio un breve excursus, vi ho letto degli articoli, forse avrei dovuto dirvi prima cosa significa lungodegenza e lungoassistenza e qual è la storia che ha portato a avere queste discussioni su questi due servizi che, benché abbiano nomi simili, sono servizi completamente diversi uno dall'altro. È cominciato tutto intorno al 2009. Io nel 2009 sono stato, devo dire per anche un colpo di fortuna, eletto all'interno del Consiglio Provinciale, e già nel 2009 si cominciava a parlare di quel famoso documento che si chiama PAL, Piano Attuativo Locale, che è il documento di programmazione sanitaria di tutta l'intera provincia. Già allora, in fase di redazione, si cominciava a paventare un declassamento della struttura da ospedale a casa della salute. La politica provinciale e regionale, insieme unitamente all'azienda sanitaria, cercava di far credere che, come ho detto prima, cambiando il nome non cambiasse la sostanza. La sostanza invece, guardando le carte, cambiava come? Cambiava come perché i letti di lungodegenza, tutti si ricorderanno che prima del terremoto avevamo 30 letti di lungodegenza per malati acuti o post-acuti, quindi con bisogno di assistenza medica 24 ore su 24, oltre che infermieristica, venivano trasformati in non più 30 ma 20 letti di lunga assistenza. 20 letti di lunga assistenza che dagli stessi direttori generali di distretto venivano dichiarati come letti ad assistenza infermieristica simil casa di riposo, simil casa protetta, quindi con un'assistenza infermieristica, non più medica, non più sulle 24 ore, e un'assistenza per malati totalmente cronici, che sono gli stessi che vengono ospitati nelle case protette, come la casa protetta per esempio di Finale. Noi allora cominciammo a combattere duramente, sia come non come politica ma come movimento. Tornò un po' in auge quello che era il movimento Ospedale Finale, che negli anni d'oro ha fatto le sue battaglie portando a casa anche dei risultati, e che io tra l'altro mi sento sempre di ringraziare in qualsiasi momento. E in sede politica anche io stesso cercai di combattere, fino al punto di siamo giunti nel 2011, quando si riuscì, attraverso il movimento che venne creato a Finale, ad ottenere un risultato importante, cioè fa scrivere nel PAL, che è stato redatto nell'arco del 2009-2011 ed è uscito sostanzialmente nel 2011, a far scrivere che Finale non avrebbe più dovuto ospitare 20 letti di lungodegenza, ma almeno 10 di lungodegenza e 10 di lungo assistenza. Una vittoria, mi sento di dire, strepitosa. Se non che questa vittoria strepitosa, in barba all'amministrazione di allora, all'opposizione di allora e al movimento che stava per rinascere, è completamente stata messa nel cassetto. Perché, benché sia scritta nel piano attuativo locale, negli ultimi anni, 2014, 2015, 2016, è stata completamente accantonata dall'azienda, facendoci credere o volendoci far credere che lunga assistenza e lunga degenza fossero la stessa cosa. Io su questo invito i cittadini a mobilitarsi ulteriormente. Io sarò il primo davanti a tutti, nel momento in cui la struttura nei due stralci, come vi spiegherò dopo, verranno ricostruite, a battere i pugni sul tavolo, ma non battere i pugni sul tavolo perché dobbiamo mostrarci forti, semplicemente perché sul PAL c'è scritto che quei letti devono essere a Finale, semplicemente per quel motivo lì. Allora non è possibile che il PAL valga solo quando fa comodo all'azienda o quando fa comodo alla politica regionale. Il PAL deve valere sempre, nel bene e nel male, nel bene e nel male. Allora noi siamo disposti ad accettare il PAL, benché
declassi la nostra struttura, ma che ci garantisca perlomeno 10 letti di lunga degenza, che sono quelli che al territorio servono. Perché le persone, sicuramente voi avrete qualche parente, o avrete avuto qualche parente da dover andare a assistere a Carpi piuttosto che a Baggiovara, piuttosto che a Mirandola, che benché vada ci si mette 20-25 minuti ad arrivare, quando noi avevamo tutte le carte in regola per mantenerli quei posti letto sul territorio. Secondo aspetto, cerco di correre per lasciare poi spazio a voi. Secondo aspetto, le case della salute, non lo dice Biagi, non lo dice Palazzi, non lo dice qualche medico del territorio, che non sono la risposta e non sono un ospedale. Casa della salute, lo stesso ordine dei medici di Bologna, che credo che meriti il nostro rispetto come minimo, meriti di essere ascoltato, dice a chiare lettere, consiglio direttivo dell'ordine dei medici di Bologna, boccia completamente senza appello la delibera regionale che regolamenta le case della salute per una serie di motivi, molti motivi tecnici che è difficile spiegare ed è difficile allo stesso tempo approfondire, ma che sono anche sul web, si trovano agevolmente su siti certificati attendibili. Ma l'ordine dei medici dice che gli infermieri hanno gli strumenti per capire la gravità della condizione clinica di un paziente nella sua totalità, ma per la specificità del bisogno sanitario è necessaria una valutazione medica, medico che non c'è nel reparto di lunga assistenza. Con le case della salute, dicono sempre dall'Ordine dei Medici di Bologna, il rapporto medico-paziente non viene assolutamente tutelato. Le case della salute mancano di un direttore sanitario. Se noi queste cose non le sottolineiamo e facciamo finta di niente, ci facciamo prendere in giro, non è bello, non è assolutamente bello. Noi dobbiamo, secondo me, rimobilitarci. Concludono i medici, l'Ordine dei Medici di Bologna, che la creazione della Casa della Salute non individua i compiti dei singoli componenti ivi operanti, ma affida a un responsabile non medico la sintesi delle varie attività che vi vengono svolte. Non emerge dal testo chiaramente come tutelare il rapporto territorio-ospedale rispetto alle necessità di ricovero nei tempi necessari alla patologia da trattare. La denominazione Casa della Salute sembra utilizzata per costruire nel territorio un'altra struttura che si muove in libertà e in consorzio con altre simili, costituendo così un'alternativa organizzativa e strutturale al mondo della medicina generale e all'ospedale, così come si è andato definendo con norme e consuetudini negli ultimi 50 anni. Questo a sottolineare che la Casa della Salute non c'entra niente con la struttura ospedaliera. Sono ambulatori, adesso mi vesto, nel secondo abito che devo ricoprire stasera con molto imbarazzo, che è quello di spiegarvi cos'è la Casa della Salute e in breve cosa conterrà al suo interno. Io devo dire, non sono abituato a ottenere le cose, a ottenere eventuali vittorie insultando e combattendo. Per questo ho cercato di creare un rapporto molto serio, devo dire anche molto leale e molto franco, sebbene molte volte abbiamo discusso anche animatamente su quello che pensiamo io e il direttore del distretto di Mirandola, che è quello che segue la Casa della Salute e seguirà la Casa della Salute, e un rapporto collaborativo, e cercare di ottenere quello che ci spetta di diritto da documenti provinciali e regionali, non documenti fatti da Finale Emilia, documenti come il PAL, che è un documento provinciale sotto comunque il controllo regionale. E devo dire che ci incontriamo anche abbastanza spesso per affrontare diversi temi. Uno dei temi, adesso non c'entra con la serata, ma per dirvi, stiamo cercando di approfondire tutti gli aspetti che hanno portato alla chiusura del centro prelievi di Massa Finalese, per tentare in ogni modo di riaprirlo, cercando ovviamente con le poche risorse che abbiamo a disposizione, però cercare di concentrarle, perché è impensabile insomma che gli anziani debbano partire con il pulmino per venire a Finale a fare un prelievo, quando si potrebbe tranquillamente fare in un ambulatorio a Massa Finalese, con anche dei medici di base magari disposti a coadiuvare e organizzare il servizio. La Casa della Salute, e concludo e mi scuso per essere stato lungo, la Casa della Salute contiene e conterrà, faccio prima un inciso, ci è stato assicurato che il primo stralcio, che è riferito alla parte vecchia della nostra struttura, cioè quella prospiciente su via Trento Trieste,
dove c'erano poi tutti i reparti di degenza, ci hanno assicurato che i lavori dovrebbero partire entro settembre del 2017. Io vi dico quello che è uscito dalle parole del direttore generale e degli architetti che stanno seguendo, gli architetti dell'USL che stanno seguendo l'iter. Sinceramente io ho qualche dubbio, anche perché c'è l'estate di mezzo e lì vedo ancora tutto completamente fermo. Però questo era stato assicurato. Adesso mi sento, anche se dubito, mi sento di riportarvi quelle che sono state le loro parole. E quello sarà il primo progetto a partire, di modo che nell'attuale struttura, quella ad oggi agibile, potrà essere assicurato il servizio anche nel momento in cui inizieranno i lavori, proseguiranno e finiranno i lavori nella parte vecchia. La Casa della Salute contiene e conterrà nell'area destinata al pubblico, accoglienza e accettazione, lo sportello unico CUP e SAUB e la distribuzione ausili e farmaci. Sul CUP mi sento di fare un inciso, mi sono molto, devo dire, lamentato per le chiusure che voi avrete notato che sono succedute negli ultimi mesi, mi hanno dato parecchie rassicurazioni anche scritte, e avere uno scritto non fa mai male, che sono dovute, sono state diciamo portate queste chiusure da assenze non programmate di personale per motivi, vari motivi, tra le ferie e soprattutto un paio di casi di malattie che si sono prolungate nel tempo, hanno dovuto portare alla chiusura una tantum, quindi mi pare una volta al mese fino a maggio, di una chiusura mensile o due chiusure mensili. Quindi su questo mi sento di rassicurare per quello che ha fatto l'USL con me, dicendo che non c'è nessun tipo di intenzione di chiudere o di limitare il funzionamento del CUP. Nell'area clinica, assistenza primaria, nucleo cure primarie, detto così in sanità poi sono sempre abituati a cambiare ogni settimana i termini, adesso i letti di lunga assistenza non si chiamano più così, è diventato OSCO, ospedale di comunità, non vuol dire assolutamente nulla, ma sappiamo che, insomma, che si divertono a cambiare il nome sperando che i cittadini abbocchino. Comunque, assistenza primaria. È presente una medicina di gruppo formata da 8 medici di medicina generale con proprio ambulatorio infermieristico. È presente un ambulatorio pediatrico condiviso, ambulatorio infermieristico della cronicità, continuità assistenziale garantita dai medici di medicina generale sulle 10 ore, non sulle 24 come sappiamo che era prima. Ambulatorio osservazione terapie, particolare rilevanza, ambulatorio lesioni aperte con la presa in carico globale del paziente da parte del personale infermieristico, anche qui particolare rilevanza, ambulatorio lesioni aperte, adesso do a voi la ferita che va ricucita, ecco, questo due frasi per spiegare la ferita che va ricucita, che assicurate, ci mancherebbe altro. In un punto di primo intervento, in un ambulatorio infermieristico, perlomeno che mi venga assicurata la ricucita del taglietto che mi... Vabbè. Ambulatorio ostetrico, ambulatorio specialistico, servizio di continuità assistenziale. Poi c'è l'area clinica suddivisa tra servizi sanitari e prevenzione. Quindi servizi sanitari, la postazione del 118, punto prelievo più screening colon retto, poliambulatorio, diagnostica tradizionale, screening mammografico, ambulatorio eco, recupero e rieducazione funzionale, due palestre, una per adulti e l'altra per fasce più giovani, centro di salute mentale, neuropsichiatria infantile e CERT. Mentre l'area della prevenzione, vaccinazioni, screening pap test, screening mammografico e screening colon retto. E come dicevo prima, io vi sto leggendo quelle che sono le slide presentate pochissime settimane fa durante un incontro presso l'Unione dei Comuni, quindi con la presenza di tutti i sindaci dell'area nord e con la presenza anche ovviamente dei consiglieri delegati. La rifunzionalizzazione del corpo 1, come vi dicevo, garantirà la realizzazione di 20 posti letto di ospedale di comunità, OSCO, entro l'anno 2019, quindi dando il termine dell'anno del 2019.
Nel corpo 1 sono previsti lavori per la collocazione di ambulatori dei medici di medicina generale, che ovviamente rimarranno nella postazione attuale fino alla chiusura dei lavori del primo stralcio, quindi vecchio ospedale. Il punto di primo intervento, il servizio di continuità assistenziale, la postazione del 118, ambulatori infermieristici per la cronicità e le camere, le tanto agognate camere ardenti. Quindi questo è quello che sarà il prossimo futuro della nostra Casa della Salute. Io credo che, detta molto francamente, poco posso fare io, poco possiamo fare insieme. Possiamo però, come ho detto all'inizio, cercare di garantire quelli che sono i nostri diritti, che sono scritti nero su bianco, sul PAL, che a tutt'oggi ha validità. Perché quello che viene scritto in un documento di programmazione sanitaria è un documento ufficiale che viene emesso da organi ufficiali e istituzionali, che deve essere assolutamente rispettato, anche perché era la sintesi di quella che era la volontà dei cittadini, che fu espressa quella famosa serata presso, come dicevo prima, il Teatro Sociale, con la presenza dell'allora presidente della provincia, colui che ha redatto il PAL, che era nella conferenza dei servizi sociosanitari insieme a tanti altri esponenti, e che noi stessi siamo riusciti a ottenere. Quindi perlomeno quello dobbiamo averlo. Io tengo monitorata la situazione e prometto di aggiornarvi con cadenza perlomeno mensile attraverso i canali di comunicazione che ci sono concessi. Proveremo anche ad ampliarli e sto cercando di organizzare anche una serata con i vertici dell'azienda sanitaria, perché credo che sia anche quello il luogo idoneo per far sentire la voce dei cittadini finlandesi. Grazie. Bene, ringraziamo il vice sindaco Lorenzo Biagi e adesso toccherebbe a voi, se qualcuno ha qualche domanda da fare o qualcosa da dire o da chiedere. Siamo qui apposta. Io vedo che ci sono diversi consiglieri comunali, so già che qualcuno di loro probabilmente vorrà dire qualcosa. Però se c'è anche... Dai, chi vuole? Là c'è... Chi è che vuole parlare? Prego, venga pur qui, che c'è il microfono. Abbiamo il nostro Onelio Molesini. Ma giù gli accesi. Prego, Onelio. Ecco, io chiedo solo se uno deve fare delle domande, se possibilmente dica a chi vuole fare la domanda. Io vorrei rivolgere una domanda all'assessore Ferrarini. Sono un po' sordo, ma non l'ho sentita parlare della casella autostradale o comunque del raccordo fra il nostro polo industriale e quella che, anziché autostrada, dovesse essere la superstrada. Credo e ne sono convinto che un casello o comunque una bretella di collegamento potrebbe essere, anzi sarà sicuramente, ossigeno per il nostro polo industriale da 25 anni abbandonato a se stesso. Con l'assessore Ferrarini ho finito, ho detto che voglio essere sintetico, mi rivolgo all'assessore Biagi. Le promesse, le cose che lei ha detto stasera, forse anche qualcuno in meno, io le ho sentite l'8 dicembre del 2010 al Teatro Sociale, dall'allora assessore alla sanità. Il dottor Stipa elencò una serie di servizi che a me sembrava di essere entrato nel Policlinico a Modena, addirittura con l'ausilio di diapositive. Sappiamo tutti quanto di tutto quello che il dottor Stipa disse quella sera è stato realizzato. Assessore Biagi, io ho l'assoluta fiducia in lei. Io credo che lei sia convinto di ciò che ha detto, ma non credo che niente sarà realizzato. Io vedo che a Castelfranco la struttura è stata ripristinata e sono stati realizzati i servizi. Io vedo che a Formigine è stato fatto altrettanto, in un altro comune della montagna è stato fatto altrettanto. Perché a finale no?
perché non abbiamo peso politico né a Finale né a Mirandola e meno che mai a Modena. Io credo che sia ora che il tempo delle barzellette, delle prese in giro debba essere finito. Io so, come sapete tutti voi, che ci sono stati alcuni comuni delle Marche che addirittura non hanno cambiato USL perché insoddisfatti, hanno cambiato regione. Non lo so se siano contenti o se siano passati dalle braccia alla padella o viceversa, però questo è avvenuto e nessuno ha gridato lo scandalo. Io credo che dobbiamo dire che ci hanno preso in giro già da 6 anni e mezzo, è ora di finirla. Vogliamo delle cose scritte, vogliamo, è inutile che ci parlino di cominciare il primo stralcio a settembre e poi dopo fanno come hanno già fatto, lavorano 4 mesi e poi chiudono per un altro anno o un anno e mezzo. Noi vogliamo dei fatti concreti, questo non è Pavignane o Quarantoli, questo è un comune di 16.000 e passa abitanti. Siamo il secondo comune per popolazione e per estensione territoriale nell'area nord. Dobbiamo avere un peso anche in area nord. È ora di finirla di essere succubi di poteri che di noi se ne fregano. Questa è una comunità che ha dei diritti e deve farseli valere. Ho promesso di stare breve e lo sono stato. Vi ringrazio. Ringraziamo Onelio Molesini. Non so se rispondiamo alla fine o se non vuoi rispondere. Risponde l'assessore Ferrarini per prima. Purtroppo la Regione Emilia-Romagna, prima mi sono dimenticata di dirlo, questa è solo una valutazione. Non è che la Regione Emilia-Romagna ha deciso e domani parte l'autostrada Cispadana, è una valutazione che hanno dato. Poi sarà il Ministero delle Infrastrutture a decidere se partirà il progetto oppure no. L'ultima decisione è loro. Comunque, il casello previsto che ci dovrebbe interessare non è previsto nel territorio del Comune di Finale Emilia, ma è previsto tra le chilometriche 24 più 490 e 24 più 551 nel comune di San Felice, diciamo Rivara. Ah no, sì, questo c'è scritto. E quindi verrà... Beh, dopo quello che doveva essere nel comune di Finale, no. Poi è previsto un allacciamento tra le nostre strade principali e il casello che sorgerà. Questo è quanto previsto dalla variante. Adesso vuol rispondere anche Lorenzo. Sì, a integrazione anche di quello che ha detto Beatrice, mi permetto che quello che noi abbiamo sempre portato avanti, cioè una superstrada, avrebbe garantito, non è detto che magari la Regione un giorno farà un passo indietro, chissà, avrebbe garantito uscite snelle e veloci all'altezza di ogni arteria principale, insomma, del nostro comune, quindi sicuramente all'altezza per esempio della Panaria, quindi del nostro polo industriale, avrebbe garantito uscite come poi del resto la Ferrara Lvidi. Poi qualcuno potrebbe obiettare che ci sono problemi di manutenzione, ma con i soldi che si intende spendere per l'autostrada, senza contare i soldi dei privati, la superstrada costerebbe probabilmente la metà e il resto ci facciamo la manutenzione per 100 anni, quindi è assolutamente sostenibile una superstrada che garantirebbe uscite snelle, veloci, veramente a servizio del territorio, non a servizio di altri. Rispondo a Onelio sulla questione Castelfranco e del poco peso che effettivamente Finale e Mirandola hanno sempre avuto. Io ricordo che presentai una mozione nel 2010 forse, per far inserire nel PAL che va bene Casa della Salute, va bene declassamento della struttura, ma almeno garantiteci ciò che all'interno dell'ospedale oggi c'è già, con specifico riferimento a dei sargeri e lungodegenza. Io ricordo che un collega dell'allora maggioranza, quindi mi spiace dirlo, ma del PD, presentò un'identica mozione per Castelfranco, dove si chiedeva di mantenere, perché era previsto ed è previsto il declassamento anche di Castelfranco, per mantenere il De Sargeri a lungo degenza a Castelfranco.
Eravamo 30 consiglieri, la mia mozione su finale venne votata favorevolmente dal sottoscritto, qualche astenuto e una ventina di voti contrari. La mozione di Castelfranco, che chiedeva le stesse identiche cose che chiedevamo noi per Finale Emilia, venne votata all'unanimità dai 30 consiglieri provinciali. Questo per dimostrare quello che era il peso e che è il peso che noi e la considerazione che Finale ha in certe sedi. Sempre riagganciandomi a quello che ha detto Nelio, noi non abbiamo mai chiesto di ritornare ad avere un reparto di degenza dell'otorino piuttosto che di chirurgia alla spalla come era decenni fa. Noi abbiamo semplicemente chiesto di mantenere quello che c'era all'interno della struttura, valutando una cosa molto importante che io ho chiesto e che sto aspettando i dati, volevo presentarveli stasera ma non mi sono arrivati, che è della mobilità attiva e passiva. Cosa significa la mobilità attiva e passiva? Io ho chiesto i dati della mobilità passiva verso Ferrara. Cosa significa? Dei cittadini modenesi che vanno a curarsi a Ferrara. Non ho chiesto Bologna e non ho chiesto Reggio Emilia perché ricomprendono diciamo territori molto più estesi. Una mobilità passiva nei confronti di Bologna, per esempio, può essere Vignola, può essere Zocca, può essere che so, Bonporto, Ravarino, Camposanto, tutti quei paesi che hanno, diciamo, che confinano col bolognese. La mobilità passiva verso Ferrara invece è per il 90% finalese. Chi si sposta verso 100, un cittadino di Mirandola fa fatica a spostarsi verso 100, anche un cittadino di San Felice fa prima andare a Mirandola piuttosto che a Carpi. Verso 100 è finale, e questo è un costo per l'azienda sanitaria. Quindi io ho chiesto questi dati per valutare la chiusura dell'ospedale di Finale Emilia, quanti costi in più porterà l'azienda di Modena, perché tutti i cittadini finalesi che vanno a curarsi a 100 o a Cona costano a Modena. Costano l'azienda di Modena. Quindi anche questo è un dato che secondo me appena arriverà ci farà riflettere molto, perché con il costo io avevo stimato allora che con il costo della mobilità verso 100 e verso Cona, verso Ferrara in generale, ripagherebbe tranquillamente un ospedale come noi avevamo 10 anni fa. Bene, grazie. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa, fare qualche domanda? Leonardo. Sì, no, dicevo, hai detto prima la statale viene rifatto il tappeto della viabilità per andare allo zuccherificio? Sarebbe la zona. Ma non c'è possibilità di fare un allungamento di questa circonvallazione per portare, perché è un traffico bestiale. Adesso incomincia la campagna agricola, a Canaletto siamo praticamente investiti da un traffico bestiale. Non c'è possibilità, sarò un sognatore, ma prolungare questa circonvallazione per il tratto, la Frutarola adesso ormai non si gira più, tutti quei paesi, andare a Mirandola, sollevare questo traffico, soprattutto dei mezzi pesanti, quelli che vanno allo zuccherificio, cioè l'ex zuccherificio della biomassa. Ma non si può fare qualcosa per evitare questo passaggio? La domanda è che non c'è risposta. No, è una osservazione intelligente, però tenendo conto che non abbiamo neanche i soldi per tagliare l'erba. No, scherzo, però dico, cioè, bisognerebbe che la facesse la regione o non so chi. Non lo so, la frutta. Ti risponde il sindaco. Sì, buonasera a tutti. No, Leonardo, la domanda
non può avere una soluzione immediata. Quello che il Comune può fare è certamente migliorare la viabilità nel suo complesso generale, ed è per questo che entro l'estate abbiamo fortemente intenzione e molta determinazione nel volere rimettere in sesto via Fruttarola, perché sappiamo che via Fruttarola, la interruzione di via Fruttarola provoca indirettamente la convergenza del traffico su delle altre strade, che poi è la provinciale. Canaletto ha la sfortuna o la fortuna di essere il centro della provinciale, passano tutti a Canaletto, infatti siete tutti ricchi a Canaletto. No, allora aspetta un attimo, stavo scherzando naturalmente, però il discorso è molto complicato, perché non è che quella, stiamo parlando di una strada provinciale, quindi che è di competenza della provincia. Noi sulle strade provinciali, così come le rotonde, come vedete voi quando non sono tagliate, l'erba è alta, sono di competenza della provincia, dovrebbe fare manutenzione, sfalcio, eccetera, eccetera. I bordi delle strade tra i platani dovrebbero farlo loro, dovrebbero tagliare e abbattere le piante pericolose, parlo della provinciale. Tutte queste operazioni, non sapete, proprio per quella questione che ormai è risaputa della possibile radiazione delle province a livello politico, è un problema, perché adesso hanno tolto gradualmente tutte le finanze, le risorse finanziarie alle province, ma hanno mantenuto determinati incarichi. Quindi la provincia adesso si ritrova ad avere gli stessi incarichi che aveva prima, ma con molti meno soldi. E far fronte a chilometri, chilometri, chilometri di strade provinciali è diventata una, per loro effettivamente un'impresa. Io quando partecipo a delle riunioni tra sindaci, dove i sindaci come noi che siamo lontani da Modena e come quelli della montagna che lo sono altrettanto, la lamentela è questa, perché logicamente e normalmente la provincia cosa fa? Si occupa principalmente delle strade che girano intorno a Modena o nell'Interland che c'è tra Modena, Sassuolo ed eventualmente Carpi, e le zone più lontane tende a farle o alla fine o assolutamente proprio a non farle, a non manutenzionarle. Quindi c'è questo problema di fondo che penalizza noi, che paghiamo le tasse come uno di Modena, ma che però di fatto ci vediamo penalizzati per questa strategia a livello territoriale che ci ha sempre penalizzato obiettivamente e che è così. Quindi il prevedere un progetto di una strada non è una cosa semplice. Ci ha messo 50 anni a prevedere 60 km di Cispadana, proviamo a immaginarci cosa può costare anche un tratto di 5 km all'interno del nostro territorio, o quale progetto può richiedere in termini di tempo, di sforzo, con tra virgolette, in un contesto generale in cui si direbbe che siamo alla canna del gas, perché alla fine è questo, se poi alla fine se lo Stato, la provincia, la regione, la provincia non ha e il comune non hanno risorse sufficienti, le cose rimangono delle idee belle finché vuoi, poi rimangono lì. Noi come amministrazione quello che possiamo fare è metterci le pezze dove possiamo metterle, quindi con le risorse che abbiamo, che sono estremamente poche, quindi dobbiamo concentrarci su degli interventi mirati che possono far spendere i soldi ottimizzando quello che spendiamo per migliorare una situazione che è compromessa, perché la situazione della nostra viabilità non è frutto di un mese a questa parte, sono decenni che la viabilità, la Fruttarola l'ultima volta che è stata ripresa o asfaltata, salvo i sacchetti di asfalto freddo, saranno 7-8 anni, forse 10, ma forse di più. Io dal terremoto ad oggi non ho visto nessun intervento, sono già passati solo 5 anni. Qualche anno prima del terremoto di sicuro non era stato fatto nessun intervento, e quindi ci portiamo dietro adesso, o dovremmo affrontare una situazione che andrebbe presa, come dire, d'impatto con una cosa d'urto, un atteggiamento d'urto, ma che purtroppo non siamo in grado di affrontare per una questione di debolezza finanziaria. Altrimenti, se avessimo i soldi, faremmo tante di quelle cose, perché c'è via Abbamotto nelle stesse condizioni, via Albero ci abbiamo messo delle pezze 2 mesi fa e completeremmo la viabilità
per migliorare una situazione che era disastrosa. Quindi i nostri interventi sull'asse viario locale li facciamo tenendo presente che abbiamo poche risorse e quindi dobbiamo ottimizzare al massimo i soldi che abbiamo. Quindi la soluzione nel non far passare più i camion sulla strada provinciale 468 diventa un'utopia. Poter prevedere di trovare un percorso alternativo quando via, come dicevi tu, via Fruttarola è disastrata, quando via Ceresa non viene più manutenzionata da anni, da anni, da anni, perché una volta ci andava una persona che faceva solo quel mestiere lì, aveva uno strumento che si chiamava Greder e tutto il giorno pareggiava le strade bianche e quindi manteneva in un qualche modo efficiente la viabilità. E passavano i camion, passavano i mezzi dei trattori con i rotoballe carichi fino all'inverosimile e le strade resistevano. Ma in una situazione in cui sono anni, anni di incuria su tutto il territorio, sulla viabilità finalese, non è che da un giorno all'altro uno possa trovare la soluzione a tutti questi problemi. Occorre un po' alla volta individuare quali sono i più urgenti da affrontare e poi dedicarci a tempo con tutte le forze che si hanno. Credo che questo sia l'atteggiamento corretto che debba avere un'amministrazione che, ripeto, che con le risorse che ha rispetto ai problemi che deve risolvere non ci salterà mai fuori. Cioè, questa è una realtà, dobbiamo tutti rassegnarci a questa situazione e sperare che nel tempo il governo centrale, la regione e la provincia ci forniscano maggiori risorse, cosa che sta invece facendo esattamente al contrario. Passano gli anni e le risorse, noi paghiamo le tasse per 10 milioni di euro e ce ne restituiscono localmente 3. Questa è la realtà. Noi paghiamo 10 milioni di euro allo Stato centrale, lo Stato centrale ci ritorna 3 milioni. Noi con quei 3 milioni dobbiamo fare tutto. Tutto, ballare alle strade, all'illuminazione, al riscaldamento, alle scuole, a tutte le strutture pubbliche. Voi dovete ben capire che non c'è proporzione, quindi si perde già in partenza. Però ripeto, non voglio essere pessimista, siamo una giunta ottimista direi tutto sommato, però è inutile nascondersi, a chiudere gli occhi e far come gli struzzi. Noi i problemi li conosciamo tutti, i buchi li conosciamo tutti, il traffico sappiamo dove i punti dove sono quelli più critici rispetto a quelli meno critici, però la situazione attuale è questa qui. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, vuole dire qualcosa, finché c'è... Prego, Maurizio, vieni pure. Ma è perché viene registrato. Qua? Quanto? No, ho notato che la via principale di Finale è anche quella che ha più buchi in assoluto, forse, cioè via Mazzini, no? E io pensavo, è una battuta, può anche non esserlo, ma se facciamo passare la prossima corsa per via Mazzini, anche così asfaltiamo. E allora, no, questa è una battuta. Però al di là della battuta, se fosse possibile mettere delle pezze lì piuttosto che da un'altra parte, perché è veramente brutta e pericolosa. Ho finito. Grazie, ti risponde il sindaco. No. Io sarei d'accordo, ma forse costerebbe di più i soldi che diamo alla corsa rispetto a quello che dobbiamo asfaltare. Cioè, perché attualmente abbiamo 5.000 euro ancora di debito da dare alla provincia, mi sembra, per la corsa dell'anno scorso. No, di 2 anni fa, no, dell'anno scorso d'aprile, giusto? Beh, quando c'era il Giro d'Italia. Quindi, cioè, capisco, non è una battuta. Adesso, in realtà, noi, ripeto, io giro tutti i giorni per Finale e sono angosciato anch'io a vedere gli avvallamenti, le buche. Ce n'è una anche sull'incrocio di via Matteotti e via Mazzini, lì si sprofonda prima dello stop. Cioè, non è che noi non le vediamo le cose, il problema è che per affrontarle abbiamo bisogno di progettarle con i pochi soldi che abbiamo e di, ripeto come ho detto prima, di ottimizzare gli interventi. Quindi via Mazzini
è messa male, ma ci sono strade messe peggio, ma veramente messe peggio. Via Mazzini è importante perché la prima strada è la strada più principale del paese, quindi un po' rappresenta un po' il nostro biglietto da visita per chi viene a Finale. Quando si arriva, scende dal ponte, è già dall'acquedotto, vede già l'erba alta, scende, poi si ritrova via Mazzini, dice, sono capitato dove sono capitato, è vero, è veramente, lo penserei anch'io. Però naturalmente non abbiamo solo via Mazzini, ripeto, ci sono delle altre strade anche più periferiche, via Legnari, abbiamo adesso a Massa diverse criticità, via Monte Bianco si sta deteriorando nuovamente, abbiamo via Bamotto, abbiamo via San Lorenzo che in due o tre punti già comincia a cedere abbastanza vistosamente. Cioè ci sono certi quartieri via dietro la piscina, non mi ricordo, via Bastianino, mi sembra c'è un taglio che è lungo 600 metri, è pericolosissimo, va riasfaltato completamente almeno metà della strada. Cioè non è che non conosciamo le problematiche, le dobbiamo affrontare, ripeto, mettendoci delle pezze vere e proprie, questo doppio senso è proprio questo, cioè pezze d'asfalto e pezze per metterci, per risolvere il problema. Via Mazzini sarà una di quelle che terremo in considerazione naturalmente prima più delle altre, perché è il centro del paese, quindi il decoro giustamente va salvaguardato, insomma va. Sull'ambiente. Ah, eccolo. Credevamo che stasera di scamparlo. No, in realtà la faccio breve. Io ho ascoltato con attenzione gli interventi della Giunta. Ecco, io la dico così, noi abbiamo come città, come amministrazione, ereditato una situazione complicata di scelte sbagliate degli anni precedenti. È indubbio che l'amministrazione non ha la bacchetta magica per chiudere delle attività che tutti noi credo che vorremmo fossero meno impattanti o addirittura chiuse o addirittura riconvertite. Ciò detto, credo che è importante che l'amministrazione diventi, secondo me, maggiormente protagonista nelle relazioni con queste aziende e con gli enti preposti al controllo, nel senso che giustamente Gianluca ha detto noi dobbiamo conviverci, ma dobbiamo conviverci nelle migliori condizioni possibili. E quindi io credo, come abbiamo già detto in Consiglio Comunale e come ho scritto anche su Piazza Verdi, fare due cose: avvalerci come comune delle competenze per essere in grado di valutare in autonomia ciò che succede in quelle aziende, per valutare in autonomia se davvero sono rispettati le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, e quindi questo ci dà la forza di relazionarci con autorevolezza nei confronti di questi enti. Seconda cosa, l'ho già detto diverse volte, costruire una sorta di tavolo tecnico con gli enti preposti al controllo, ARPA, USL, Vigili del Fuoco e quant'altri, per monitorare le emergenze ambientali che ci sono a Finale e assieme a loro definire un piano anche pluriennale, perché parliamo di interventi lunghi nel tempo, per migliorare il contesto ambientale nel quale viviamo. Credo che vada nella direzione quella che ho detto quando Gianluca ci ha detto, no, che ha attivato con l'ARPA una fase di monitoraggio per valutare le emissioni di ecoblock. Ecco, credo che attivare in maniera strutturata, permanente, per tutto il contesto finalese un rapporto di questo tipo può essere una cosa utile alla nostra città. Faccio un passaggio veloce sulla Cispadana. Ora, io ho letto anch'io le controdeduzioni che sono arrivate, le nostre osservazioni. E volevo anch'io pensare come rispondere. Credo che vadano respinte con forza al mittente. Lo farò io, che ho presentato un'osservazione, e credo che lo debba fare anche l'amministrazione, perché appunto non è quella la risposta che noi vogliamo. Noi vogliamo che quel progetto venga bocciato e che venga appunto trasformato in una strada a scorrimento veloce. Lo ribadisco anche per i cittadini.
chi mantiene, chi è responsabile di una condizione di inadeguatezza delle nostre viabilità sono coloro che insistono su un'autostrada irrealizzabile dal punto di vista tecnico e dal punto di vista soprattutto economico, perché oggi non ci sono le risorse, per questo che hanno spostato l'opera allo Stato. Chiudo sul Consiglio Comunale aperto. A me spiace davvero che si sia creata questa frattura nella città, diciamo, nei rapporti, nelle relazioni fra soggetti pubblici, perché lo spirito unitario o quasi totalmente unitario con cui abbiamo bocciato la discarica credo che debba essere salvaguardato e recuperato. Io penso che l'Assemblea Pubblica di stasera non sia incompatibile con un Consiglio Comunale aperto, sono due strumenti diversi che hanno obiettivi diversi. Stasera abbiamo dialogato con la città. In un Consiglio Comunale aperto si possono invitare enti, aziende, associazioni, così cita il regolamento del Consiglio Comunale, per cui si può costruire anche un dibattito con degli esperti che ci illustrano l'attività, si possono invitare addirittura le aziende di cui stasera stiamo parlando, si possono assumere impegni che l'amministrazione appunto può prendere davanti appunto al Consiglio Comunale, per cui io vi invito a tenere anche il Consiglio Comunale aperto, da costruire appunto assieme a chi lo vuole fare, a chi lo vuole proporre, perché credo che sia uno strumento che si integra con l'assemblea di questa sera, non sono in conflitto, per cui vi invito a riflettere nuovamente su questa cosa. Abbiamo presentato anche una mozione in Consiglio Comunale che va in questa direzione, la discuteremo non so se domani sera o nel Consiglio successivo, insomma prendetevi il tempo per riflettere e ricomporre questa frattura che si è creata. Ringrazio Lugli per il suo intervento. Volevo dare due risposte. Una sul Consiglio Comunale aperto, che sì, le cose che ha detto sono vere, anche se anche un'assemblea pubblica volendo potevano intervenire tutti. E il discorso però che il regolamento del Consiglio Comunale prevede esplicitamente che il Consiglio Comunale aperto è una prerogativa del Presidente del Consiglio Comunale, cioè è lui che decide se convocarlo o non convocarlo. Poi è ovvio che anche lui si confronta con tutti, è naturale, però tuttavia è una sua esclusiva prerogativa, non del Sindaco, neanche della Giunta, cioè è il Presidente del Consiglio, ovviamente lui si consiglia con tutti, però se si arriverà a questa determinazione anche in seguito al dibattito che ci farà domani sera o forse un'altra volta, io non sono in grado di dirtelo adesso, cioè, è uno strumento come un altro. Per quel che riguarda il discorso che facevi all'inizio dell'ARPA, noi abbiamo fatto questo sforzo perché posso assicurare che il lavoro dell'ARPA e del ASL è veramente un lavoro intenso, meticoloso, assiduo, che loro quando vedono delle situazioni critiche fanno un lavoro con assiduità. Tuttavia è proprio necessario cercare di metterli in relazione tra di loro, perché delle volte ragionano a compartimenti stagni. Farò un esempio di carattere concreto che si è verificato. L'ARPA, parliamo sempre dell'ecobloc, dove c'è la camera di combustione, dove diciamo bruciano questo legno che poi miscelano con delle colle eccetera eccetera, proprio per il fatto che durante il processo di lavorazione si possono sviluppare dei gas di combustione, ha dato la prescrizione di lavorare con i portoni aperti in modo di favorire la circolazione dell'aria. L'ASL ha dato, la medicina dell'ASL ha dato la prescrizione di lavorare con i portoni chiusi perché non vada fuori l'aria. Quindi mettetevi nei panni del titolare di questa azienda o anche solo del direttore di stabilimento, che ha da due enti dello Stato due prescrizioni, uno all'opposto dell'altra. Al da tiri il portone aperto sarà, cioè cosa deve fare lui? Cioè, e bisogna che questi uffici, perché uno tutela la medicina del lavoro e quindi tutela la salute di chi ci lavora dentro, e per cui dice portoni aperti che vada fuori l'aria, quell'altro tutela la salute di chi è fuori, portoni chiusi perché non vadano fuori gas. Ma
Allora bisogna che questi enti, che sono preziosissimi, che sono composti da persone valide, almeno si mettono in collegamento tra di loro. Noi li abbiamo convocati, devo dire è stata una riunione molto proficua, c'eravamo io, il sindaco, mi sembra anche la Beatrice, e hanno parlato, da lì è nata le loro idee di fare tutte queste analisi delle aldeide, di proseguire, di intensificare, di tenere sotto controllo, perché lui ha detto i valori dell'ecobloc sono tutti dentro i termini di legge, ma sono tutti, diciamo così, lui dice i termini di sicurezza, se il valore massimo è 10, un termine di sicurezza dovrebbe essere 1. Invece sono tutti 5 o 6, capito? Sono tutti dentro i limiti, ma vicino al massimo. Per cui non è da escludere la possibilità di sforamenti e quindi bisogna che loro facciano delle analisi in continuo, perché appena c'è uno sforamento debbono bloccare, segnalare, prevedere delle prescrizioni, perché è ancora un procedimento produttivo nuovo e quindi non completamente collaudato. Per cui noi cerchiamo di fare tutto quello che possiamo fare, ma non sta solo a noi. Noi operiamo nell'interesse dei cittadini finalesi con la collaborazione di tutti, ripeto. Se uno ha delle proposte concrete che possono essere attuabili, noi cerchiamo di metterle in atto. Si tenga conto che l'ufficio ambiente del Comune di Finale Emilia ha un dipendente. Adesso due, uno diciamo così titolare e uno somministrato, che sono quelli provvisori del terremoto. Quindi dovete rendervi conto che oltre a tenere dietro tutte queste cose deve anche fare il lavoro ordinario, che sono le autorizzazioni agli scarichi, che sono circa 400 pratiche all'anno, che vuol dire più di, se togliamo i sabati e le domeniche, vuol dire 2-3 pratiche tutti i giorni. Quindi non è che sono lì, non hanno niente da fare, cioè, e oltre a questo devono fare tutto il resto, per cui non è facile. Noi cerchiamo di farlo e devo dire sono tutti zelanti, cercano di fare anche loro del loro meglio, ma noi abbiamo bisogno, oltre che di critiche, anche di aiuti, cioè. Pronto? C'è l'Elena, anche la Cristiana. Beh, è una bella emozione venire qua. Una domanda alla vice sindaco. Dottor Biagi, due piccoli chiarimenti su quel PAL, no? Volevo sapere se per caso non fossero queste due concause che non lo rispettano. Uno, non è che sia per caso decaduto in quanto l'allora presidente della provincia fosse Sabatini e dopo è cambiato, no? E l'altro è, aveva per caso una scadenza come termine l'attuazione dello stesso PAL? Aveva o no un termine? Grazie. Rispetto alla prima domanda, no, non è decaduto, nel senso che allora c'era Sabatini che governava, ma questo non significa che è un documento, perché è un documento tecnico che Sabatini ha contribuito diciamo a formare con la conferenza territoriale dei servizi sociosanitari, ma era solo uno diciamo degli esponenti, che poi c'erano anche fior fior di professionisti, medici, direttori generali, eccetera eccetera, quindi non è che cambiando o decadendo un politico decade anche quel documento. Per la seconda domanda, ovviamente i termini che c'erano e dovevano essere rispettati, che sono già superati, sono decaduti in seguito al terremoto, ovviamente. Quindi i termini che francamente non ricordo per la costruzione o comunque la variazione da ospedale a casa della salute, sono termini che non esistono più, sono completamente decaduti, proprio completamente decaduti.
che tra l'altro sarebbero già scadute, adesso sinceramente non ricordo quale fosse il termine proprio per il cambiamento della struttura, però sono termini già scaduti. C'è il biglietto lì da qualche parte, perché io ce l'ho nella mia cartellina, che ci diedero prima del terremoto, quando c'era il progetto, tipo un dépliant fatto dall'ASL, dove diceva nell'anno A, l'anno che avrebbe dovuto essere pronta la Casa della Salute, credo che fosse il 2015. Quindi dopo col terremoto ovviamente tutti questi termini si sono saltati. Quindi ci possiamo ancora sperare nei 10 posti e 10 che in effetti sono diversi, altrimenti non avrebbero cambiato la denominazione? Io ci spero vivamente, perché mi baso, ripeto, non su parole dette anche in un teatro, ma baso su ciò che è scritto. Quello lì è un documento ufficiale molto importante, cioè quello che non si può interpretare un documento, non si può dire sì, l'ho scritto, ma vabbè, cioè tu l'hai scritto. Adesso non voglio esagerare, ma se non viene rispettato si va quasi ai limiti di un ricorso al TAR, perché comunque è un documento amministrativo istituzionale che non viene rispettato, quindi... E una domanda per il vice sindaco. Dicevi prima che i servizi sanitari devono essere anche difesi dai cittadini e i cittadini devono portare il loro contributo per fare in modo che quel PAL venga rispettato. Concretamente cosa i cittadini possono fare? Perché io ricordo l'anno scorso, ad aprile più o meno, venne convocata una riunione pubblica con i vertici dell'USL nell'aula magna del liceo, eravamo in 40-50 persone presenti, quindi ahimè molto poche rispetto a 16.000 abitanti. Questa sera si replica un po' più o meno la stessa cosa, argomenti molto interessanti che riguardano la nostra vita quotidiana di tutti i giorni, per le quali spesso ci lamentiamo, però poi quando ci sono queste serate informative dove uno può sentire con le proprie orecchie o fare delle domande se non ha capito, la cittadinanza è molto poca. Allora io, che insomma credo di avere uno spirito collaborativo e mi piace pormi in questo modo, mi chiedo io come cittadina cosa posso fare per aiutare l'amministrazione affinché quel PAL venga rispettato, e magari posso anche spiegarlo agli altri e coinvolgere altre persone, e col passaparola magari riusciamo anche a essere un certo numero e ad avere un peso contrattuale superiore. Grazie. No, ma non è... No. Sì, una domanda difficile. L'unica cosa che si può fare, adesso io credo nelle raccolte firme, perché sicuramente possono sensibilizzare, ecco, diciamo così. Però ricordo che quell'incontro che fu fatto al teatro fu l'incontro che permise a chi doveva decidere, anzi, permise ai cittadini finalesi di inculcare questa volontà dei cittadini, proprio addirittura arrivando al punto di cambiarlo il PAL, perché sul PAL originario, quello in fase di redazione, di Lungoreggenza nemmeno si parlava. Quell'incontro servì per farglielo scrivere. Quindi la partecipazione, sicuramente io ricordo quella serata ad aprile dell'anno scorso dove venne giù per la prima e unica volta il dottor Anichiarico, che è il nuovo direttore generale, un paio di cittadini, anche io stesso ho sottolineato questa discrasia tra quello che ci viene raccontato adesso e quello che c'è scritto sui documenti ufficiali. Se lo ricordano ancora, nel senso che ho avuto modo di parlare anche appunto col dottor Vezzosi, che è il direttore d'area, e lui dice sì, mi ricordo bene gli interventi che vennero fatti. Quindi
già partecipare e in quelle sedi richiedere ciò che ci spetta di diritto è molto importante, è assolutamente molto importante, anche perché le esigenze del territorio, con tutto il rispetto, non le possono conoscere né a Modena né a Bologna. Le esigenze del territorio le conoscono chi il territorio lo vive, quindi i cittadini. E non chiediamo 10 letti lungo l'urgenza perché ci portano ricchezza, cioè perché ne abbiamo bisogno. Poi si può raccontare che la medicina sta cambiando, perché in quella sede lì il dottor Annichiarico dice: ma sì, ma la medicina sta cambiando, un infarto lo puoi curare a casa, ci sono tutte, va bene, fra 20 anni, 30 anni, 50 anni posso anche ammettere che l'infarto lo puoi curare a casa, però adesso la vedo un po' più complicata, così come una frattura di un femore, quello che fino al 2011-2012 si faceva all'interno dell'ospedale, e questo sono i cittadini che lo sanno. E secondo me, dal punto di vista appunto del cittadino, partecipare alle assemblee, io punterei molto, e secondo me questo è un dato che colpirà, sulla mobilità che dicevo prima, cioè i cittadini che da Finale e zone limitrofe si spostano sul bacino territoriale di Ferrara, che costa tanto perché Modena per questo paga. Quindi io volevo aggiungere una cosa che non è stata detta a proposito dei servizi sanitari, così. Noi in questo periodo stiamo lavorando anche per poter organizzare un servizio, fare in modo che l'ASL, insomma, ci permetta di considerare il polo sicurezza pista d'atterraggio per l'elisoccorso del 118. È qualcosa che ci stiamo guardando, stiamo cercando di capire quali sono le pratiche per poter affrontare, per poter portare a casa questa cosa, che secondo noi è abbastanza importante, perché visto che ormai raggiungere gli ospedali dal nostro paese diventa sempre più problematico per questioni di traffico, ospedali di prossimità che chiudono in sequenza, quindi almeno perlomeno avere un servizio di pronto soccorso, elisoccorso, che abbiamo pensato tutti quanti, perché l'unico posto veramente idoneo sarebbe il polo sicurezza, proprio dove c'è la Croce Rossa, tra parentesi. Quindi è una cosa che stiamo portando avanti, che stiamo facendo un po' di fatica, perché naturalmente ci sono anche altri candidati a volere fare la stessa cosa, però insomma ce la metteremo tutte per ottenere a Finale Emilia questo, se non altro, questa possibilità. Se c'è qualche donato, ecco Giovanni, prego. Quello che volevo dire, io chiedo scusa, non è una domanda a nessuno, è soltanto una considerazione, perché io qui ho sentito lui che ha parlato di date a partire dal 2005-2006. Io vengo da molto più lontano, vengo dal 92-93, quando sono cominciate le prime battaglie dell'ospedale. A un certo punto ne sono venuto via perché ho avuto l'impressione che l'unico sistema per risolvere la questione era quello di prendere un mitra e metterci a sparare, siccome è una soluzione che io non condivido politicamente, non l'ho mai condivisa, a un certo punto mi sono rassegnato, perché questa gente secondo me ci sta prendendo per sfinimento. A me è venuto in mente quello che diceva il vecchio titolare di mia moglie a proposito dei pagamenti: paga lento lento che ci viene un accidente, e questi qui stanno facendo la stessa cosa. Io non so che cosa possiamo fare, ecco, qui purtroppo è un invito che rivolgo, mi riallaccio a quello che ha detto anche la signora Casarini, cioè che cosa possiamo fare per sensibilizzare la popolazione, perché ripeto, non è che voglio dire tornare ai bei tempi, io mi ricordo però la sala del cinema dell'oratorio che era piena di gente quando discutevamo dei problemi dell'ospedale. Voi forse non ve lo ricordate, ma Pinelli che scappava e qualcuno che suonava le campane a martello c'è anche stato. E
Poi però purtroppo non abbiamo concluso niente, quindi certamente la via della violenza non è quella da seguire. Però bisogna cercare di sensibilizzare la gente, perché secondo me noi stiamo andando purtroppo sempre più in basso, siamo considerati sempre di meno. Diciamo, non lo so, io, scusate, vado in depressione quando leggo in archivio, sarà adesso la mia mania perché mi sto occupando di queste cose, quando leggo i vecchi documenti di alcuni secoli fa che dicono la nobile terra del finale, adesso, scusate, si è ridotti con le pezze nel culo, scusate la volgarità del termine, ma la situazione è questa, non siamo considerati da nessuno. Avevamo una banda musicale con un direttore di banda che era Minto Regalli, che viene studiato, che è stato quello che ha composto l'inno dei lavoratori, che ha diretto la banda di finale. Adesso consideriamo un privilegio che Mirandola venga a insegnare un po' di musica ai nostri ragazzi. Non siamo stati le vecchie amministrazioni, mi dispiace doverlo dire, ma anche questa è stata un'altra cosa che ho vissuto, non sono state capaci di mantenere una scuola di musica autonoma a finale. Io credo che dovremmo fare in modo che la popolazione di finale riscopra l'orgoglio di essere finalesi, senza dei campanilismi inutili, ma insomma un po' uno scatto di reni, anche se forse ricorda dei tempi andati non più tanto apprezzati, però cercare di riscoprire l'orgoglio di essere finalesi, insomma di vedere, di combinare qualcosa, perché altrimenti finiremo solo per dire che sì, noi non abbiamo i soldi, bisogna rassegnarsi, tra 4 anni torneranno su quelli del giro di prima, che continueranno a dire che non ci sono i soldi, e noi continueremo ad andare così pian pianino sempre più in basso, non so fino a che punto o che cosa succederà poi. No, scusate se sono stato molto pessimista, però insomma io purtroppo la vedo così, forse perché sto invecchiando. Grazie Giovanni. No, approfitto per dire che l'ufficio statistica la settimana scorsa ci ha consegnato un report aggiornatissimo della popolazione finalese, perché si riallaccia a quello che ha detto il professor Barbi, e così a titolo di curiosità, senza nessun commento, siamo 15.500, con un leggero calo rispetto all'anno scorso di 200-300 abitanti. Dei 15.500, 2.000 sono stranieri, di cui 1.000 di nazionalità marocchina, 350 rumeni e 280 cinesi. Il resto, andare a 2.000, se lo dividono tutti gli altri. Questo è il dato del finale Emilia oggi, 2017. No, per... Io... Chi mi conosce sa che sono molto pessimista, però adesso forse non c'entra con la serata, ma ne approfitto insomma per dire quello che ho detto anche in consiglio comunale. Delle idee insomma per uscire da questa crisi, soprattutto economica, che ci attanaglia, ne abbiamo e le stiamo sviluppando. Sono idee non di facile risoluzione, mi riaggancio anche a quanto diceva Merighi sulle strade. Qualche risorsa c'è, sono risorse che possono essere utilizzate solo in un certo modo, perché poi abbiamo dei vincoli statali e regionali veramente molto importanti, quindi dobbiamo centellinare, questo si può usare, questo non si può usare, però qualcosa c'è, ed è qualcosa che da un lato useremo per la riqualificazione delle nostre vie, delle nostre strade, soprattutto nei punti più critici. Qualcos'altro cercheremo di investirlo, che sicuramente è una spesa oggi, ma può un domani, considerato anche l'anno prossimo, dare respiro, quindi guadagnare. Adesso non vi sto a fare un trattato sui bilanci, l'avanzo di amministrazione eccetera eccetera, perché è complicatissimo e vi annoierei solo, però utilizzando parte appunto dell'avanzo di amministrazione che abbiamo maturato durante il 2016, riusciamo in un qualche modo a investire per esempio sulla pubblica illuminazione per creare un risparmio di energia elettrica sostanzialmente, quindi un investimento che facciamo subito ma che già dall'anno prossimo ci permette di respirare. Quindi
Questo non c'entra assolutamente nulla con la serata, nel senso che diciamo, più sui temi ambientali, però sono state tirate fuori anche certe situazioni critiche diciamo, sulla manutenzione in generale. I progetti ci sono, ecco, la situazione è molto 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 difficile. Ringraziamo, mi sento di ringraziare in questa sede anche le centinaia di decine di volontari che stanno aiutando questi momenti, chi per la manutenzione del cimitero, chi per qualche sfalcio di erba, eccetera eccetera, e vanno ringraziati perché danno una mano, ma l'amministrazione sta cercando tutti i modi di cercare di scovare ogni piccola risorsa, cercare di destinarla in investimenti mirati che magari non danno i frutti oggi, ma sicuramente per i prossimi anni sì. Ecco, questo era un dato che volevo sottolineare. Se nessuno ha più domande, io darei la parola al sindaco per le conclusioni e poi dopo vi diamo la buonanotte. Sì. Ma l'esposizione che ha fatto Gianluca all'inizio, diciamo, la ritengo perfetta, quindi inutile che mi ripeta. Però quello che vorrei dire a voi tutti i cittadini che siete qui, ma lo dico così, mi sentiranno forse qualcun altro anche nella registrazione, che noi siamo un'amministrazione sensibile all'ambiente, cioè noi non abbiamo nulla da nascondere, non escogitiamo strategie nell'oscurità del palazzo. Ecco, quando sento dei discorsi anche sui social che tendono un po' a rappresentarci in questo modo, da una parte mi fa un po' sorridere, dall'altra però certamente mi ferisce questo atteggiamento e mi dà fastidio. Noi ci siamo insediati a giugno dell'anno scorso e dopo 15 giorni è scoppiato l'incendio all'Ecoblock. Dopo un'altra settimana è scoppiato l'incendio all'Enel Green Power. Dopo due mesi è riscoppiato un incendio all'Ecoblock. Cioè, il nostro impatto con la questione ambiente, oltre a tutte le questioni che quando eravamo opposizione, è stato veramente impattante, perché nel giro di due mesi ci siamo dovuti trovare così un po' anche inesperti forse ad accorrere sul luogo dell'incendio e cercare di capire cosa può fare il sindaco, cosa può fare il vice sindaco, come ci si confronta in queste evenienze che non sono la normalità. Fortunatamente da novembre del 2016 problematiche di questo tipo non ne sono più accadute. Adesso facciamo gli scongiuri perché viene la stagione calda, specialmente nel Green Power preoccupa un po'. Però quello che voglio dire è che forse era anche un segno del destino, cioè il dovere essere costretti a fare esperienza subito. Io ricordo nel primo incendio del Ecoblock sono arrivati i vigili del fuoco, quindi sono i primi che arrivano. Cosa bisogna fare? C'è tutta una sequenza di questioni che non è che si possono improvvisare. Arrivano i vigili del fuoco, nel frattempo viene chiamata l'ARPA e l'ASL. Dopo i vigili del fuoco affrontano il problema immediatamente, poi arrivano gli enti preposti a controllare se quello che sta accadendo è pericoloso per la salute. Non è il sindaco che in quel momento lì decide chiudetevi tutti in casa perché è pericoloso, oppure non so quale altra ordinanza potrebbe inventarsi in quel momento per affronteggiare la salute pubblica di tutti i cittadini. Cioè sono decisioni che non possono essere prese alla John Wayne che arriva sul cavallo e dire facciamo così. No, sono questioni che vanno affrontate, magari si sviluppano in un'ora, due ore, ma che richiedono una sequenza di un meccanismo che è quello deve essere. E il sindaco viene innestato in questo meccanismo e per poter poi arrivare a prendere delle decisioni che non possono essere immediate. Io ricordo che nell'incendio, il primo incendio dell'Ecoblock, c'era qualcuno che era intervenuto, consiglieri comunali, che volevano che io facessi un'ordinanza in cui vietassi a tutti di rinchiudersi in casa, a tutte le aziende di abbandonare il posto di lavoro e di rinchiudersi in casa perché era potenzialmente pericoloso. Se avessi fatto così, a quest'ora sarei a Regina Coeli o da qualche parte, perché avrei fatto un procurato allarme, avrei creato dei danni delle aziende inutilmente, perché quello che stava accadendo, fortunatamente, apparentemente poteva essere grave, ma
avevo tutte le, come dire, rassicurazioni che si formavano nel corso dei minuti, che ci portavano a dire che non era una cosa grave e che quindi poteva essere affrontata con, come dire, equilibrio. Ecco, quello che voglio dire è questo, cioè che non siete in mano degli sprovveduti, cioè può certamente che l'incalcolabile può avvenire in qualsiasi momento, ma questa è questione, può accadere in qualunque posto, non solo a Finale Emilia, succedono in continuazione queste cose. Noi abbiamo avuto la sfortuna che sono accadute concentrate in poco tempo. Ma ripeto, per questo non dovete, secondo me, farvi l'idea che stiamo dormendo e che aspettiamo passivamente il prossimo avvenimento negativo e non abbiamo, diciamo, la capacità di reazione immediata. Ripeto, non è solo il comune che si deve occupare in questi casi. E certamente nei casi di emergenza accorriamo tutti e tutti fanno il possibile per risolvere il problema. Poi c'è quell'aspetto che ricordava il consigliere Lugli, che è quello della capacità di, come dire, di farsi proprio un meccanismo che è naturale, che è quello del stare sempre su chi va là. Se dovesse succedere, siamo pronti. Se l'ARPA fa i controlli, se l'ASLA fa i controlli, cioè se si parlano loro due, parlano con noi. Cioè, questo meccanismo tende con il rodaggio a far sì che questo diventi garanzia vera per farci dormire sonni tranquilli. Quindi certamente credo che il messaggio che deve passare, che vogliamo far passare, è che può accadere sempre l'impensabile, ma se alla base di tutto questo c'è veramente un'attività che non si vede, che appunto tende a fare in modo che queste cose non succedano mai, possiamo certamente dire che siamo in questa situazione. Io ricordo che quando presi il brevetto di volo ultraleggero, il mio istruttore mi diceva, ogni tanto mi spegneva il motore dell'aereo perché io dovevo essere pronto in ogni momento a trovare una soluzione, cioè dove avevo 15 secondi di tempo per trovare un posto dove atterrare. E questo meccanismo, a forza di allenamento, mi rendevo conto che mentre volavo tranquillamente mi godevo il volo, nello stesso tempo la mia mente controllava il terreno sotto ed era per abituarsi all'idea che dovevo trovare entro 15-20 secondi un posto dove atterrare in sicurezza. Questa è la metafora, diciamo, della sicurezza dell'ambiente che deve esserci sul nostro territorio. Cioè, noi facciamo le cose normalmente, l'ordinaria amministrazione tutti i giorni, ma tenendo presente che può succedere in qualsiasi momento un'eventualità che può portare dei pericoli per la salute pubblica. E quindi dobbiamo essere pronti a discogitare, così come nel mio caso trovare il posto per atterrare velocemente, a trovare velocemente la soluzione che possa affrontare il problema, ma soprattutto che possa garantirci nella ordinaria amministrazione che questi problemi non possono mai accadere. Noi con le aziende, certamente le aziende impattanti sul territorio sappiamo quali sono, ma non dobbiamo demonizzare gli imprenditori, non dobbiamo demonizzare le aziende che svolgono una loro attività produttiva, che danno lavoro, non dimentichiamo, a famiglie intere. Certamente non è una giustificazione, però dobbiamo tenere, quando parliamo di ambiente, tutta una serie di questioni, non solo quella strettamente ambientale, ma tutta una serie di parametri che vanno visti tutti nel loro insieme. Non possiamo focalizzarci o inzucconirci su uno solo e tralasciare tutti gli altri. Quindi io mi sento di dire che, ripeto, noi siamo intanto a completa disposizione continuamente di chi vuole parlarci, di chi vuole chiederci, di chi vuole interrogarci. C'è la cattiva abitudine, forse di strumentalizzare certe volte certi argomenti, di andare sui giornali senza passare dal via. Si va sul giornale, si telefona al Carlino, si dice: ho visto una fumata nera alla ditta Pinco Pallino. Oppure, come domenica mi è accaduto, una persona sul social ha detto:
Cos'è questa puzza a Massa Finalese? Una puzza maleodorante, insopportabile. Ho preso la macchina, sono stato a Massa Finalese, sono rimasto mezz'ora con i finestrini aperti, girando dappertutto, io l'odore non l'ho sentito. Quindi stiamo attenti anche a non, come dire, esagerare anche in questo estremo allarmismo che a lungo andare diventa controproducente. Ecco, quello mi sentirei di dire. Comunque abbiamo un ufficio ambiente, abbiamo un assessorato, il sindaco è a disposizione, noi abbiamo le carte che diciamo che rappresentano un po' l'interagire tra l'amministrazione comunale, gli enti preposti e le aziende, abbiamo la sequenza di questioni che vengono man mano sviluppate, che si incontrano lungo il cammino. Venite, chiedeteci e noi, come diceva l'assessore Borgatti prima, non abbiamo nulla da nascondere. L'abbiamo dichiarato in campagna elettorale, lo continuiamo a dire. Il nostro municipio, vabbè, non è inagibile, quindi non ne parliamo, ma abbiamo vetri trasparenti, siamo trasparenti, non abbiamo interessi da difendere, non abbiamo lobby politiche da portare avanti, forse abbiamo vinto le elezioni proprio per questo motivo e intendiamo rimanere noi stessi nel corso degli anni a venire, se naturalmente saremo ancora noi a governare questa amministrazione. Buonanotte a tutti e grazie di essere venuti.